ripete a Roma il Career Day, evento volto a promuovere e realizzare l'incontro fra giovani in cerca di lavoro ed aziende for e no profit, il servizio di Jessica Cerino. Sempre più donne emergono anche nei settori politici ed economici, di conseguenza anche l'editoria italiana sviluppa nuovi filoni di ricerca e metodi strategici per la corretta realizzazione di una buona leadership, il servizio di Jessica Cerino. Torna anche quest'anno Libri Come, l'evento culturale romano giunto ormai alla sua 7ª edizione, il servizio di Mazia Schiavone. Il 15 marzo si è tenuta l'ultima edizione del Career Day Brain Network di Roma, presso il Centro Congressi Frentani. Un appuntamento importante inserito nel progetto che da 16 anni organizza incontri e convegni per permettere a studenti, laureati e laureandi di incontrarsi con i responsabili delle risorse umane delle migliori aziende del panorama nazionale ed internazionale. Ad aprire i lavori, la tavola rotonda Una rete per la ricerca attiva del lavoro, servizi universitari e servizi pubblici per l'incontro fra la domanda e l'offerta di occupazione. Durante la mattinata, perciò, è stata fatta un'analisi economico-finanziaria e politica sul mercato lavorativo italiano, sui tassi di disoccupazione e sugli scenari futuri. Abbiamo chiesto al Walter Rizzetto, vicepresidente Commissione Lavoro Camera, quali sono state le sue impressioni sull'evento. Ci sono stati dei miglioramenti dal suo punto di vista, sia in termini dell'organizzazione, della riuscita dell'evento? Ma sicuramente sì, una cosa che con piacere vedo che cresce, ci sono sempre più ragazzi universitari che cercano effettivamente di potersi approcciare al mondo del lavoro, quindi insomma io non posso far altro che i complimenti, perché vedo che c'è una crescita sicuramente costante e sicuramente ci saranno altre opportunità e possibilità, io vi parteciperò con piacere. Dalle indagini ISTAT riferite al periodo storico 2004-2014, tra i paesi dell'Unione Europea l'Italia è da sempre caratterizzata per un basso livello di occupazione e un'elevata presenza di persone in cerca di lavoro, anche se in modo non attivo. Tuttavia le analisi mostrano una leggera crescita delle donne in ruoli decisionali. In questo scenario socio-culturale si inserisce Leadership al femminile di Francesca Romano e Daniela Bonetti. Durante la presentazione tenutasi a Roma lo scorso 16 marzo, l'autrice del volume Bonetti ha mostrato come le donne possono acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio valore e del proprio potenziale, partendo da quelli che sono i punti di forza. Quello proposto pertanto sembra essere un approccio innovativo che punta ad integrare dinamiche identitarie e sociali con praticità e metodi operativi per ottenere obiettivi professionali nel breve e lungo periodo. L'Auditorium Parco della Musica si ripropone come anello di congiunzione tra lettori e autori grazie a Libri Come, la festa del libro e della lettura che quest'anno giunge puntuale nella sua 7ª edizione. Organizzata dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con l'Istituto Cervantes, Rai Radio 3 a cura di Marino Sinibaldi con la collaborazione di Michele Demieri e Rosa Polacco, la Tre Giorni Letteraria, che si pone come uno degli eventi culturali romani e nazionali più importanti dell'anno, sarà costellata da numerose occasioni di confronto tra i lettori e gli scrittori di fama nazionale e internazionale, come conferenze, dialoghi, lezioni, workshop, presentazioni e laboratori. È la capitale la vera protagonista di questa edizione, intitolata appunto Roma e le altre città, così come dimostrato anche dall'incontro inaugurale Come Milano-Roma, tenutosi presso il Teatro Studio, e che ha visto Walter Beltroni, Ferruccio De Bortoli e Marino Sinibaldi confrontarsi sulle due principali città italiane, non senza prima aver omaggiato la figura di Umberto Eco, uno dei grandi padri della nostra cultura da poco scomparso. Cosa serve la letteratura oggi? Serve a darci il senso del destino e il paradigma della verità. Perché io posso sospettare che Napoleone non sia morto a Sant'Elena, mentre che Anna Karenina sia morta sotto il treno non c'è. Assistere al declino di Roma degli ultimi anni non ha fatto altro che alimentare una sfiducia dilagante che blocca sul nascere ogni possibilità di progresso, ha affermato Beltroni, e sulle politiche sociali che bisogna investire per poter risanare le ferite provocate dal recente degrado.
Inoltre, in nome della sua pregressa carriera politica, in qualità di sindaco di Roma, ha anche dato un consiglio ai candidati protagonisti della corsa elettorale al Campidoglio. Le città debbono essere unite. Io mi auguro che chiunque abbia poi la responsabilità di guidare questa città si preoccupi di fare questo lavoro. Chi sta lì ha una sola grande appartenenza, che è quella alla città e alla sua comunità.